Il ventennale delle stragi costituisce l'occasione per fermarci a riflettere sul bilancio e le prospettive di un'azione di contrasto alla mafia e al sistema mafioso che dovrebbe essere vissuta come una vera e propria lotta collettiva di liberazione, una catarsi etica, morale e sociale prima ancora che giudiziaria. E che invece, al di là delle parole, al di là della retorica e della disinvolta e ingiusta rivendicazione di inesistenti meriti da parte della politica, continua nei fatti ad essere patrimonio di pochi, spesso isolati, giudici e appartenenti alle forze dell'ordine. Il bilancio di questi 20 anni è certamente positivo solo per quanto riguarda la repressione dell'ala militare di Cosa Nostra. Risultati importanti sono stati conseguiti in tal senso sul piano del processo penale e dei procedimenti di prevenzione, anche con il sequestro e la successiva confisca di ingenti patrimoni. In questa direzione della repressione dell'ala militare, per proseguire efficacemente il virtuoso cammino già intrapreso, è però, a nostro avviso, anzitutto assolutamente necessario mantenere inalterato il quadro normativo sulle intercettazioni telefoniche ed ambientali, abbandonando definitivamente progetti di riforma la cui approvazione comporterebbe inevitabilmente un grave arretramento dell'efficacia delle indagini anche in materia di criminalità organizzata di tipo mafioso. Consapevolezza della scarsa percepibilità in tempi brevi delle varie forme di connessione o di contiguità tra organizzazioni criminali e sfera pubblica e della necessità di evitare con immediatezza che l'amministrazione dell'ente locale sia permeabile all'influenza della criminalità organizzata. I risultati migliori noi ne vogliamo, ne pretendiamo, ne dobbiamo avere. Per cui la strategia di sommersione della quale parlava il Presidente del Tribunale di Palermo ci consente di dire che non è il caso di tenere la guardia abbassata e che le occasioni celebrative non devono essere solo celebrative, ci devono ricordare che la giustizia e i magistrati e la magistratura devono essere dotati di mezzi per poter efficacemente ed effettivamente contrastare i fenomeni.